Buon pomeriggio, benvenuti a tutti a Palazzo Ducale, benvenuti alla Storia in Piazza. Ho il piacere di introdurre e presentare il professor Davide Bigalli. Il professor Bigalli è stato ordinario di Storia della Filosofia sia all'Università di Bari che a Milano e ha molteplici interessi di ricerca scientifica e di indagine, uno dei quali, insomma, uno dei più importanti è l'indagine della filosofia politica del Rinascimento, con particolare attenzione al mondo del portoghese. Infatti oggi ci parlerà della vita plurima di Sebastiano, re di Portogallo, per una storia del sebastianismo. Lo ringrazio e gli passo la parola. Grazie, professore. Grazie a lei. Sì, funziona. Bene. Sentite? Sì, benissimo. Allora, dico subito che non tratterò in maniera esaustiva un tema così grosso come il sebastianismo, perché è una questione imprendibile. Si va da varie discipline, vari campi, dalla letteratura alla poesia, alla filosofia, ma comunque è un fenomeno che è ancora vivente, ancora attuale, ancora presente nel mondo lusitano. Ed è oggetto anche di una serie di dibattiti sui quali molto brevemente vi vorrei illustrare, per indicare anche qual è la mia posizione rispetto alle varie tesi. Nel 1978 Edoardo Lourenço pubblicava un libro che ha avuto un grande successo, O labirinto da saudade, Il labirinto della saudade. Il sottotitolo di questo libro era Una psicanalisi critica del mito, e il mito era il mito del sebastianismo. E Lourenço le indicava, lungo una traiettoria di pensiero che risaliva fino ai primi del Novecento, lo indicava come una forma di risarcimento della frustrazione della perdita di una posizione importante nella storia del mondo da parte del Portogallo, una storia di risarcimento di sconfitte, di perdite dell'impero. E indicava due componenti, cioè da una parte quelli che ancora continuavano a sognare il sebastianismo, poi vedremo che cos'è, e quelli invece che lo giudicavano un aspetto di arretratezza del paese, della cultura portoghese. E ovviamente Lourenço si poneva in quest'ultimo ordine di idee, in quest'ultimo ordine di persone. Nel 2014, cioè abbastanza recentemente, un giovane filosofo, portoghese, Miguel Rial, ha pubblicato un libro intitolato Teoria Nova del Sebastianismo, nel quale si staccava dalla posizione di Lourenço e indicava in fondo come due marce, come due faglie che si parallele ma che non si incontravano. Una era quella della realtà storica, la narrazione storica, quello che succedeva realmente, l'altra era il mondo dell'illusione, nel quale tutti gli elementi storici venivano reinterpretati, riletti alla luce di questa illusione, di questa volontà di essere potenti, di essere importanti, di essere elementi della storia quando non lo si era. La mia posizione, lo dico subito così togliamo qualche dubbio, è vicina a quella di Miguel Rial, ma direi che c'è una connotazione diversa, nel senso che mi sembra che si potrebbe applicare al fenomeno del sebastianismo da lunghi secoli quella che è la teoria dei sogni lucidi, cioè sogni che si fanno mentre si sa che si sta sognando e si può intervenire per modificarli. Il rapporto, l'elaborazione della teoria sebastianista e la realtà storica del Portogallo è di questa, una teoria che si è venuta sviluppando, che si è venuta modificando nel corso degli anni a seconda di come si modificava la realtà storica. Ma vediamo che cos'è questo sebastianismo, insomma, in maniera molto, molto, molto sintetica. Io do per scontato che qualcosa sappiate. Parte il fenomeno del sebastianismo, trae come un punto di origine una sconfitta. Le grandi narrazioni epiche generalmente partono da una sconfitta. Il 4 agosto del 1578 si svolgeva a Casa El Kebir, in Marocco, la battaglia che veniva chiamata la battaglia dei tre re.
perché vedeva contrapposto il re Mulai Muhammad, che era stato spodestato dallo zio Mulai Abdelmalek, che poi avrebbe ceduto il trono al fratello Mulai Hamad. Ma in realtà, accanto a questi due, contendenti marocchini, c'era presente e in forza il re Sebastiano I di Portogallo, che partecipava con un'armata ingente per la quale era dissanguato il paese, e con un'avventura rischiosa, in quanto Sebastiano affrontava uno scontro epico, uno scontro guerresco, senza aver assicurato, e questo vedremo, aver assicurato una eredità al trono, una successione al trono. Era ancora celibe, senza figli, apparentemente disprezzava o rifiutava il rapporto con le donne, e quindi lasciava, era fortemente a rischio. E infatti nella battaglia morivano sia Mulai Muhammad sia Sebastiano. Vabbè, ci sono dei problemi fin qui. Quello che è interessante è vedere l'elaborazione del lutto. La notizia, prima di tutto, arriva a Lisbona il 20 agosto, dal 4 di agosto. Ne abbiamo notizia da una lettera dell'agente dei Fugger e da una storia scritta da un patrizio genovese con Estaggio, che è filo spagnolo, il quale dà notizia di questa situazione, di questo shock che colpisce tutta Lisbona, il Portogallo coincide con Lisbona, cioè un silenzio terrorizzato, terrificato, e poi dopo una esplosione di disperazione che colpisce tutti gli abitanti della città. Colpisce gli abitanti della città perché vedono perire il fiore dell'aristocrazia del regno, vedono perire il loro re e a mettere a rischio la comunità dinastica, e soprattutto vedono rischiosa la presenza, la possibilità di essere associati al regno di Castiglia. E tra spagnoli e portoghesi non è mai corso un gran buon sangue dalle origini. E quindi, e oltretutto anche la perdita finanziaria, hanno perso una quantità enorme di uomini arruolati, avevano perso bestiame, avevano perso ricchezze che si erano portati nelle sabbie del Marocco. E la seconda mossa è quella, della denegazione del fatto. Silenzio sul fatto, poi denegazione. Legata anche questo a un elemento fisico, cioè il fatto che riconoscere il cadavere diventava sempre difficile dopo giorni di corruzione nelle sabbie del deserto. Il re non si sapeva neanche dove fosse in che punto della battaglia fosse morto, quindi si comincia a coltivare una speranza, la speranza che si tratti di una falsa notizia. Una falsa notizia che il re non sia scampato, si sia mascherato, riuscito a arrivare in patria, in Portogallo. Bene, non era andata così, non andò così, ma perché tutto questo investimento emotivo sul re Sebastiano? Perché il re Sebastiano era stato un re che era stato chiamato il desiderato o desejado. Perché? Perché era nato postumo, suo padre, il principe Giovanni, era morto prima della sua nascita, e rappresentava in fondo l'unica speranza per il regno di continuare a essere autonomo, e si presentava quindi come una garanzia di continuità dinastica. Ma Sebastiano aveva tradito, secondo quello che riteneva, ma aveva tradito le aspettative, il desiderio del Portogallo, nel senso che rappresenta un salto all'indietro, in quanto Sebastiano era imbevuto di cultura cavalleresca, leggeva i romanzi della Tavola Rotonda, leggeva i romanzi del ciclo arturiano, si fa ritrarre come cavaliere del Santo Graal e riprende anche le imprese imperiali,
portoghesi, ma alla rovescia, andando indietro. Portogallo a quell'epoca era già, aveva già conosciuto l'impero indiano, l'India, era già dominatore del mare, dell'oceano indiano, era dominatore dell'oceano, dell'oceano Atlantico ed era in contatto col Brasile. L'avventura spagnola, l'avventura africana, era un'impresa dei primi tempi dell'espansione portoghese, una impresa che poteva essere letta come crociata, ed era come crociata che Sebastiano intendeva riprendere questa cosa. Una crociata con aspetti millenaristici, con aspetti di tesi apocalittica, ma una crociata nella quale oramai si tradivano quelle che erano le dinamiche reali dell'impero portoghese, che in quel momento era rivolto all'Oriente e poi sarebbe rivolto al Brasile. L'Africa veniva emarginata. Eppure continuava a circolare questo desiderio di riprendere la crociata, che era un desiderio che è stato espresso all'epoca di Emanuele I con Gil Vicenzi, che scriveva appunto nella sua esortazione alla guerra, che l'Africa è dei cristiani e i mori l'hanno rubata ai cristiani. E Camões, nei Lugeri, che continuava a sostenere, che cantava Sebastiano come il nuovo timore della lancia mora. Va bene, questo, quindi abbiamo un quadro di viaggio all'indietro, nel tempo, nella cultura lusitana. Il cadavere di Sebastiano in realtà viene trovato, viene sepolto, poi viene disepolto e portato in Portogallo a cura di Filippo II, il quale ha tutto l'interesse a far sapere che il re era morto. Viene sepolto, sbarca in Algarve il cadavere e attraversa il Portogallo con una specie di pellegrinaggio mistico. La folla che va a seguire la bara è un entrée royale di un morto, insomma, di un re cadavere. Viene sepolto nella chiesa dei Geronimos a Belém, e anche qui vediamo che c'è un conflitto tra la realtà fattuale e la realtà ideale, quella che la gente immaginava, voleva che fosse. Perché? Perché la lapide stessa in cui si dice che questo qui giace il corpo di re Sebastiano, morto nelle sabbie del Marocco, ha una glossa messa, interlineata, stampata, incisa nella lapide: si vera fama est fama, cioè se è vero quello che dicono, che è morto in Marocco. E quindi c'è la possibilità di una sua missione che si protragga anche dopo la morte. Un re che passa da incarnazione dell'impresa crociata a diventare un re sacrificale. Il re, cioè, che col suo sacrificio, dalla tradizione classica, il re che si uccide, si lascia uccidere per salvare, per offrirsi come espiazione, come ostia nei confronti per la salvezza del suo paese. E quindi un re che ha delle ampie possibilità di ritornare ed essere elemento di salvezza e di riscatto del paese stesso. E questo è quello che subito genera una serie di falsi sebastiani, che sono cioè gente che si faceva passare per Sebastiano. Ne abbiamo il re di Penemacor, che è un novizio carmelitano, che intrattiene la gente con racconto della battaglia e finisce condannato alle galere. Il re dei Riseira, che è un giovane eremita, che grida il dolore delle sventure del Portogallo e si accusa, in quanto incarnazione di Sebastiano, di essere il colpevole di questa disgrazia del paese e di votarsi a una vita di miseria e di penitenza per le colpe che aveva creato. Anche questo finisce male, perché finisce giustiziato nel 1586. Un caso un po' più complicato è quello del pastolero, il pasticcere di Madrigal. Gabriele Spinosa, che è un cristiano nuovo, cioè un ebreo convertito, che si allea con un agostiniano, Fray Miguel dos Santos, che era stato predicatore di Sebastiano, e intreccia una relazione
amorosa, con Donna Anna, che era figlia di Juan de Austria. Donna Anna era figlia del bastardo di Carlo V, l'incitore di Lepanto, Don Juan de Austria, che era stata messa in convento, evidentemente, lo sapete, dalla storia della Monaco di Monza, ormai si sa che le cadette venivano, per evitare di spendere i soldi per le doti, venivano messe in convento. Donna Anna riconosce in Spinoza il cugino Sebastiano, e intreccia con questo una relazione amorosa che però finisce male per entrambi, nel senso che Spinoza viene giustiziato nel 1595. Donna Anna deve scrivere una lettera allo zio Filippo II, nel quale spiega, nella quale dice che lei è convinta tuttavia che questo sia il cugino Sebastiano, non si sarebbe dedicata all'amore per un plebeo, eccetera, eccetera. Però in realtà c'era un parallelo, tentativo di riscatto di una donna emarginata, messa da parte, una vita distrutta, che cercava attraverso questa via d'uscita di avere una forma di autoaffermazione. Ma l'elemento più importante, la figura più importante, è un italiano, Marco Tullio Catizzone di Calabrese, che prima si aggira per Ferrara, per Venezia, come Don Diego, si dà il nome di lui, e poi si rivela come portoghese, dicendo, prendendo il nome del Cavaliere della Croce. Poi, dopo che la cosa è andata avanti per un po' di tempo, dichiara di essere il re Sebastiano. Il re Sebastiano è un po' strano, perché non sapeva neanche una parola di portoghese. Quando gli chiedono, ma come mai tu, scusa, sei il re Sebastiano, non sai il portoghese, lui risponde, per un voto. Non posso parlare portoghese perché ho fatto il voto di non parlarlo più finché non avrò riscattato. Vabbè. Comunque, le autorità di veneziane non è che gli credono molto, lo arrestano e lo condannano al carcere a vita. Catizzone, tuttavia, ha un fan, un sostenitore, Don Juan de Castro, che sviluppa un'attività diplomatica in Francia, in Inghilterra, in Olanda, perché venga riconosciuto come il vero Sebastiano. Il candidato viene sottoposto a un esame fisico da gente che conosceva fisicamente il re, gli riconoscono alcuni difetti, una gamba più corta dell'altra, insomma non era proprio una gran bellezza, una verruca nel piede sinistro, eccetera, e lo riconoscono come il re Sebastiano, come il vero Sebastiano. La diplomazia europea tentata di mettere i bastoni tra le ruote agli spagnoli un po' accetta il gioco, viene liberato dai veneziani con l'impegno di non stare più lì, insomma, di andarsene in giro per lì. E finisce nel Gran Ducato di Toscana, dove il Gran Ducato di Toscana lo vende agli spagnoli per garantirsi la tranquillità dei possessi di Orbetello. Siccome però anche così il Catizzone è un punto di riferimento di antispagnolo, gli spagnoli decidono di tagliare la testa al toro, e tagliano la testa allo stesso Catizzone a Sanlúcar de Barrameda nel settembre del 1603. Con Juan de Castro, cioè il fautore della sebastianità di Catizzone, abbiamo l'emergere di un sebastianismo dotto, qualcosa di più complesso, un sebastianismo dotto che compie un'operazione analoga a quella ideologica che aveva compiuto Sebastiano, cioè fa un salto all'indietro. Le origini del sebastianismo, le matrici del sebastianismo sono prima di Sebastiano stesso, sono rinvenute in testi, documenti che sono precedenti al regno di Sebastiano, e in particolare le trovas di un cantore popolare, poi in realtà era molto meno popolare di quello che sembrava, Gonzalo Yanes, detto il Bandarra, il fanullone, che era un calzolaio di Trancoso. In questo, il Bandarra, tra l'altro, e qui è l'elemento importante, è un cristiano nuovo, cioè anche lui è un ebreo convertito, e raccoglie tutta una tradizione di falsi messia, su cui non vi intrattengo, di falsi messia che cominciano a circolare a metà del Cinquecento in Portogallo,
e addirittura frequentano le corti. Il più importante è David Rubeni, il quale addirittura si fa accogliere dalle corti principesche e tratta col Papa in nome di una riconquista, di una ripresa di Gerusalemme e di un avvento degli ebrei in un loro regno, in una loro terra, in funzione anti-islamica e ovviamente di saldatura con i cristiani. Joan de Castro è un uomo colto, è un nobile colto e quindi inserisce nelle sue opere anche altri elementi sui quali taccio, che sono le profezie giochimistiche che circolavano per la penisola iberica in quegli anni, e addirittura le profezie giochimistiche noi le troviamo anche alle origini della Compagnia di Gesù, con un Ignazio di Loyola, questo soggetto, che non era completamente critico, anzi, diceva, beh, può darsi, sì, va bene. Era molto possibilista sul fatto che fossero fondate. Nelle opere del 1602, Joan de Castro però procede oltre al giochimismo, riprende anche i temi degli ultimi giorni, dell'Anticristo. In particolare riprende i temi dell'apocalittica medievale che aveva trovato espressione nel De Anticristo di Azzone di Monteander, quando il re degli ultimi giorni, Sebastiano, che tornerà come re degli ultimi giorni, sarà affiancato a un pastor angelicus, un papa santo, che costituiranno, e qui, la quinta e ultima monarchia futura, con una serie di temi che riguardano appunto gli ultimi giorni del cristianesimo, gli ultimi giorni dell'umanità. Ora, il problema la numerazione quinta è importante, perché diventerà un elemento costitutivo di una seconda fase del sebastianismo, che è quella del quinto impero, e poi continuerà a vivere, a circolare per tutta la cultura portoghese. E non solo, ma si fa riferimento alla pietra di Daniele, se vi ricordate la statua di Daniele, che viene da una pietra che scende da un monte, che cala da un monte, non mossa da mano umana, viene distrutta, si distrugge la statua con la testa d'oro e i piedi d'argilla, viene distrutta, e sono i quattro imperi che sono succeduti. Poi lì variazioni, questo si ne mette uno, chi lo sostituisce con l'altro. Comunque il numero 4 era canonico e il quinto impero sarebbe stato l'ultimo impero dopo il quale non ci sarebbero stati altri imperi. E quindi la scrittura di una storia sovratemporale nella quale si scrivono insieme le angosce di un tempo presente e gli orizzonti di una speranza. Ed è una caratteristica della cultura portoghese, questa, che vede, rilegge se stessa, la propria cultura, la propria storia, come subspecie profezie, come qualcosa che è stato profetizzato fin dalla battaglia di Ourique del 1139, quando Afonso Henriques, il primo re di Portogallo, combatte una sterminata armata di musulmani e aiutato da una visione di Cristo che gli promette sorti future magnifiche per il Portogallo, vince questa battaglia e fonda il regno di Portogallo. Ovviamente a queste si aggiungono anche una falsa lettera di Bernardo di Chiaravalle allo stesso re, in cui gli promette appunto, gli scandisce la sorte futura e magnifica del Portogallo, e altri documenti tutti falsi che sono stati sottoposti a critica feroce, puntuale, filologicamente agguerrita, fin dall'Ottocento da un grande storico portoghese che è Alexander Herculano, il quale le ha demoliti, dicendo che si trattava di falsi, bene o male, se andava bene del 400, se andava male erano del 700. Il problema tuttavia non è tanto questo, o non è solo questo, della questione filologica, quanto piuttosto del fatto perché un popolo, una storia di una cultura, decide di seguire questo sogno a occhi aperti, come prima dicevo, i sogni lucidi. Non a caso, infatti, un musicista portoghese dei nostri giorni, Fausto, ha scritto, riprendendo
mettendo in musica il diario di viaggio di Fernão Mendes Pinto, l'ha intitolato Ho un sogno accordato, un sogno a occhi aperti. E quindi abbiamo tutti questi elementi che vengono a dare una visione messianico-profetica alla storia del Portogallo, nella quale emerge la figura del re Sebastiano come Rex Justus, come il re giusto, secondo quella che era stata la indicazione delle trovas del Bandarra e che era stata anche la figura di Emanuele I, il quale era stato decretato re giusto, il re di giustizia, dalla comunità ebraica dopo quando ci fu il pogrom a Lisbona del 1506, e lui si erse a difensore degli ebrei, mandando a giustiziare i domenicani che avevano commentato i disordini, e quindi passò in testi ebraici e figura l'incarnazione del re giustizia. Lo stesso Joan de Castro riprende le tesi del Bandarra, i temi manuelini del Bandarra, e ristampa le trovaci del Bandarra con una serie di edizioni nelle quali queste trovaci, questi versi, vengono modificati sulla base di numerologie che si adattano un po' a quello che sta succedendo, cioè c'è la conquista della Spagna, c'è l'annessione della Spagna, c'è il fatto che Sebastiano ritrovato non torna più, eccetera, e quindi si deve adattare il sogno alla realtà. Tanto un adattamento fondamentale è quello che avviene nel 1540, quando si ha un passaggio di dinastia dalla dinastia degli Avis, a cui apparteneva Sebastiano, alla dinastia di Braganza, cioè con la restaurazione, i portoghesi continuano a passare della rivoluzione del 1640 come della restaurazione del Portogallo. E si deve giustificare il fatto che non sarà più un Avis il nuovo re, ma che la dinastia è la dinastia di Braganza. E anche qui abbiamo un tocco di genio, se vogliamo. In un testo, La restaurazione de Portugal prodigiosa, la prodigiosa restaurazione del Portogallo, scritto da un tal Gregorio de Almeida, che in realtà era un gesuita, João de Vasconcelos, si dice che il re, il nuovo re Giovanni IV di Braganza, ha prestato giuramento alle Cortes con una clausola fino a che non arriva re Sebastiano. E questa sarà la clausola che tutti i re per della dinastia di Braganza continuano a dire fino a che non arriva re Sebastiano. E quindi è in questo momento che si stabilisce diciamo un nodo importante, uno scambio di prospettive importante, che è determinato da un altro gesuita, che è Antonio Vieira. Non so quanti di voi hanno visto il film di Manuel de Oliveira, La parola della profezia, che è una biografia cinematografica di padre Antonio Vieira, visto soprattutto come difensore, una specie di Bartolomé de las Casas, difensore dei negri e degli indigeni. In realtà Vieira era molto più complicato, era molto più complesso, in quanto, tanto per dare un esempio di come ragionava, secondo, nel 1639 Vieira, e questo gli costerà di andare sotto inquisizione, scrive una lettera al vescovo del Giappone dicendo che, facendo quello che è stato definito uno stupendo sillogismo, il Bandarra è un vero profeta. Il Bandarra dice che Don Giovanni dovrà fare delle cose, delle imprese importanti. Don Giovanni è morto, quindi Don Giovanni deve risuscitare. Tranquillo, scrive questa cosa e l'Inquisizione ovviamente lo beccano e gli tolgono il diritto di parola attiva e passiva. Ma l'importanza di Vieira non è soltanto in questa sua fede sebastianista, ma soprattutto in questa sua capacità di articolare, di creare di Sebastiano una funzione teorica, una funzione politica,
cioè c'è la funzione di Sebastiano che poi è incarnata da Giovanni IV di Braganza, da Alfonso V di Braganza, che possono essere, tanto è una funzione di un re che deve essere per forza re sacrificale, re di riscatto, e non importa la fedeltà dinastica, la continuità dinastica, non importa più che cosa è, che cosa questo re può rappresentare. E a questo punto è importante anche che Vieira allarga gli orizzonti al Brasile. C'è un testo di Vieira molto, che gli costerà anche lì, come al solito, lui l'aveva scritto come difesa di fronte all'Inquisizione e gli è costato. Perché in questo testo lui esamina una crux biblica scritturale, Isaia 18, Isaia 8, cioè guai a te terra delle api, degli insetti ronzanti, se ve lo ricordate, che una gente feroce senza depilata verrà, e poi prende questo testo e lo applica al Maranhão, dice, il Maranhão, sono gli indigeni del Maranhão, la gente depilata, dove sono gli insetti ronzanti e tremendi nel Maranhão, e ricostruisce un quadro del Brasile come l'orizzonte ultimo dell'umanità. Quando il Brasile sarà, gli indigeni del Brasile saranno convertiti, allora sarà la fine dei tempi, verrà la fine dei tempi. Una fine dei tempi che, questo è altrettanto importante, lui vede legato alla conquista, alla riconquista di Gerusalemme e alla unificazione della cristianità con l'ebraismo. Sulla base di un discorso, anche questo, che ci lascia un po' perplessi, nel senso che lui sostiene che Girolamo, traducendo la Bibbia, ha commesso un errore, ha tradotto Sefarad come Bosforo. In realtà Sefarad dice significa occidente, ed è l'estremo occidente, cioè il Portogallo. Quindi gli ebrei che sono in Spagna e in Portogallo sono venuti prima dell'avvento di Cristo e quindi sono esenti dalla colpa di deicidio. Quindi decadono degli elementi importanti, fondamentali, della rottura tra il mondo ebraico e il mondo cristiano. Non sto a seguire, perché non voglio citare più del dovuto, non sono cattivo, c'è un po'. Gli storici di carattere di impronta tradizionale vedono una crisi, vedono il sebastianismo esaurirsi con l'avvento del mondo moderno, con l'avvento dell'illuminismo, con l'avvento della civiltà rivoluzionaria, della rivoluzione francese, con l'avvento dell'Ottocento, con il progresso. E mettono in crisi quello che uno dei maggiori storici del sebastianismo, che è José Van de Besselaer, ha chiamato il cartapassio del sebastianista, cioè lo scartafaccio dei sebastianisti, questa massa di idee, di scritti confusi, eccetera. Beh, se poi andiamo a vedere un po' da vicino, le cose non sono così lineari, perché il sebastianismo vive ancora. Proprio nel momento dell'illuminismo vive nella figura del marchese di Pombal, che è l'illuminista, è quello che caccia i gesuiti, il primo a cacciare i gesuiti dal regno. Perché? E Pombal gioca sul fatto di chiamarsi Sebastiano di nome. E gioca ideologia di riscatto nelle guerre antinapoleoniche. Ed è lo spirito profetico del Quinto Impero, investe un testo di alchimia massonica, che è la Ennoea di Anselmo Caetano Muñoz d'Ebreu del 1732-33, e dove si gioca tutto sul numero 5. Il Quinto Impero diventa un elemento fondamentale di numerologia. Eppure questo sebastianismo che sembra esaurirsi, che invece lo ritroviamo ai giorni nostri. Nel 1912-13
nasce un movimento culturale importante con un grande poeta che è apprezzato da Pessoa. In Portogallo adesso si parla molto di Pessoa, io non ho niente contro lui, anzi lo amo molto, ma ci sono stati altri grandi poeti in Portogallo. César de Pascoais, che è l'inventore della teoria del saudosismo. Il saudosismo come la riappropriazione dello spirito portoghese, fa riferimento alla saudade, a questa nostalgia per qualcosa che non c'è e che non c'è mai stato, che non ci sarà. Questa esperienza del saudosismo lo collega a questo Portogallo, al sebastianismo. Dice il Portogallo, o Don Sebastião do nosso ser. È l'espressione dello spirito lusitano. E lui scrive, tra l'altro scriverà anche un testo per le scuole, che ha ovviamente avuto un ampio successo, che si chiama Arte de ser português, l'arte di essere portoghese. Ed è il testo sul quale si fonda questa nuova consapevolezza nazionale del Portogallo, che usciva da umiliazioni dall'Inghilterra, l'ultimatum che gli ha portato via la possibilità di espansione in Africa e cose di questo genere. Quindi la rivoluzione aveva portato addirittura a crisi di istituzionali col passaggio dalla monarchia alla repubblica. E questa ripresa, se vogliamo, di nazionalismo si incarna nella ripresa del mito di Sebastiano. Il mito di Sebastiano che trova proprio Pessoa tra i suoi migliori e più autorevoli rappresentanti. Ed è in due documenti, mi pare. Uno è un testo pubblicato nella rivista d'avanguardia Aghia, l'Aquila, del 1920, a memoria del precedente re Sidonio Paes. Sidonio Paes è stato un presidente della Repubblica repubblicano, durato un anno, l'hanno ucciso alla stazione del Rossio mentre prendeva il treno per andare a un comizio, ed è il nostro presidente, incarna il sebastianismo, è il nostro Sebastiano, il nostro presidente re. È il mito che rende possibile il Portogallo. Cioè il Portogallo può essere possibile soltanto nella dimensione del mito, e di questo tema del mito ritornerà in quell'altra opera di Pessoa, che è Messaggio, che costituisce una specie di analisi, di descrizione della bandiera portoghese con i castelli, le corone, le quinas, eccetera, ed è una specie di sogno di descrizione del destino portoghese, del destino sebastianista del Portogallo, dove il sebastianismo oramai è il Portogallo stesso, il re encoberto, il re nascosto, è oramai il Portogallo stesso, che diventerà tale, diventerà veramente padrone di se stesso, nel momento in cui riconoscerà questa sua anima che è l'anima del suo destino. Un destino fondato sul nulla, perché sempre in Messaggio Pessoa gioca molto sul fatto delle origini mitiche di Lisbona fondate da Ulisse. E il mito, dice Ulisse, è il nulla che è tutto. Accanto a questo poema Messaggio, che ha anche delle implicazioni numerologiche, perché Messaggio è costituito di 8 lettere come il nome Portugallo, e il nome Portugallo deve essere il titolo dell'opera prima, poi Pessoa ha una devozione per l'8, perché è nato nel 1888. Ecco che nello stesso anno esce un altro poema di un amico di Pessoa, che è Augusto Ferreira Gomes, cattolico tradizionalista, che intitola questa raccolta di poemi Quinto Imperio, il Quinto Impero, e lo dedica a Pessoa, nato nell'anno certo, e Pessoa appone una prefazione a questo volume, a questo immaginario, e il poema di Ferreira Gomes è un delirio, è una invocazione, è un sogno di sebastianista, perché termina: o sinal e dado era
stradato o morto accordato sarà o imperio. Cioè, il segnale è stato dato, il morto si è svegliato e sarà finalmente l'impero. Ecco che questo è, diciamo, siamo arrivati, se voi vedete, se voi andate a vedere un po' la letteratura portoghese moderna, vedete che questo sogno sebastianista non è affatto morto. Non solo un'opera come quella di Manuel de Oliveira, un altro film, O Quinto Imperio, nasce da un testo di uno scrittore d'avanguardia portoghese, José Regio, prima del Novecento, nel quale c'è questo sogno del re Sebastiano, che deve per missione seguire la voce del popolo e quindi farsi portavoce di un popolo che si incarna in voci strane che vengono da fuori o nelle parole di un altro calzolaio santo che gli fa da padre spirituale. Ma se noi vediamo O Quinto Imperio e il sebastianismo ritorna in opere, in persone che pensavamo fossero abbastanza lontane, nella polemica di Edoardo Lorenzo vengono citati alcuni autori, eppure alcuni di questi autori non sono così limpidamente illuministi, così limpidamente moderni come Lorenzo ci indica. Perché per esempio, prendiamo un esempio, Antonio Sergio, del gruppo di Siara Nova, un gruppo letterario di sinistra democratico, eccetera, sostiene che il socialismo è il sebastianismo, che il sogno del Quinto Impero è il socialismo. E così altri autori meno impegnati politicamente hanno queste curvature sebastianiste. E mi viene in mente l'ultimo testo, è un testo di teatrale di Natalia Correia, donna notevole, forse difficile un po' da viverci, ma che è stata femminista, è stata ministro della cultura per il Partito Socialista dopo la rivoluzione dei Garofani, che scrive un'opera teatrale O Encoberto, dove un testo che fu censurato e buttato fuori, non mai rappresentato durante il periodo salazariano, nel 1969, dove anticipa la crisi mondiale rappresentata dall'avvento della libertà in Portogallo, evidenziato, simboleggiato dal fatto che il re Sebastiano viene portato da alieni, da creature che scendono dal cielo in una nuova luce, e quindi ancora una volta il mito, che è quel mito che è nulla e che è tutto di cui parlava Pessoa, ritorna nel discorso di Natalia Correia, che come vedete è quanto di più laico e di più ho ancora pochi minuti e vi vorrei, se sempre che non ci sia una sollevazione, vorrei affrontare un altro maniera marginale, anche perché tra l'altro ci sto ancora lavorando ed è molto più complicato, ed è il sebastianismo in Brasile. Una poesia del 1965, José Santiago Naud riprende una leggenda. La leggenda del toro incantato, che ogni luna nuova, sulle spiagge del Maranhão compare un toro nero, gigantesco, con una stella bianca in fronte. E intanto dal mare emerge la voce del canto, il canto triste di Sebastiano e del suo esercito che sono sotto le acque. Soltanto quando uno ucciderà con un colpo, colpendolo direttamente nel cuore della stella, il toro, allora l'incanto si romperà e Sebastiano riemergerà e tornerà a portare la libertà. È un principe incantato da libertà. Il principe incantato della libertà. E questo
voglio, a parte che è una questione complicata perché si mescolano miti indigeni, tupi, la terra senza male, la terra senza male, dove i tupi periodicamente, quando una situazione è insopportabile, tendono a emigrare e andare a cercare questa terra dove non ci sarà la malattia, dove non ci sarà, non ci sarà la morte, eccetera. Ma questo mito, questo sebastianismo, lo troviamo in due opere recenti, insomma, moderne. Ancora una volta, i due film di Glauber Rocha, Deo o Diablo, Na Terra do Sol, tradotto in italiano Il Dio Bianco, Il Dio Negro e Il Diavolo Bianco, e Antonio dos Mortes, Sul Dragão da Maldades, che è il seguito. Ebbene, in tutti questi, se voi guardate i film di Glauber Rocha, il primo film di Glauber Rocha ha in apertura e chiusura Le Trovas del Bandarra, quando Sertão sarà Mar e Omar sarà Sertão, e Antonio dos Mortes invece termina con Antonio dos Mortes che si converte da bounty killer che uccide i cangaceiros, che rompe gli orologi e si incammina, accidenti, si incammina lungo le autostrade del Nuovo Brasile. E qui termino. Il fatto importante è che questo segna un collegamento preciso, il fatto di rompere gli orologi, con un altro fenomeno che ha degli aspetti sebastianisti, ma che, sui quali non è il caso di intrattenervi ancora, per non farla troppo lunga, che è quel fenomeno dei cangaceiros. In particolare il fenomeno di Lampião, cangaceiro 1920, quindi non lontanissimo nel tempo, che nella letteratura popolare viene indicato come colui che va all'inferno e come il nuovo Cristo rompe le macchine del tempo e libera l'umanità dalla schiavitù nei confronti del tempo, cioè libera l'umanità dalla schiavitù di un tempo che passa, col tempo, la morte, le vicende, la storia. Libera il tempo, libera gli uomini dalla storia e dalle sofferenze che la storia impone agli uomini stessi. Grazie.